sono colori per il tessuto che applico sulla stoffa utilizzando delle mascherine, degli stencil. Allora, utilizzo prima tutta questa gamma di colori con il pennello da stencil. Sono colori in crema con la consistenza di un acrilico, quindi io appoggio la mia mascherina e vado a riempire tutto il mio campo punteggiando con il pennello e ottengo una campitura completamente completa. Il tempo di asciugatura è brevissimo perché uso talmente poco colore, lo scarico bene bene e quindi asciuga in un water balino. Quando passo alla seconda mascherina vado a riempire le ali e tutti i miei occhiettini. Sono già guidati, quindi io vado ad appoggiare proprio le guide sulla guanciotta del gufo e infine vado a fare il mio trucco, sempre punteggiando con il colore. Il risultato finale è la stesura del colore in maniera molto molto uniforme e compatta. E adesso comincia il divertimento. Utilizzo le polveri con questi pennelli rotondi da sfumatura. Vado a prendere una polverina, un pochino di cerchio sul blu, e riappoggiando sempre la stessa mascherina che ho usato per fare la campitura, prendo la polvere, la lavoro un pochino, quindi rompo tutti quei granellini che mi potrebbero dare dei problemi sul tessuto, la lavoro un po', scarico il pennello e poi vado a fare le sfumature partendo un po' leggera e poi posso passare più volte. E poi ad aggiungere posso fare più passate. Come se stessi usando un ombretto per occhi. Quando voglio andare a fare la sfumatura sull'altra parte, magari utilizzo un altro tipo di polvere. Lavoro sempre il pigmento. Scarico il pennello. Poi è sempre la mascherina che mi guida, quindi in realtà io non sto facendo altro che dare delle pennellate dritte, tanto è lei che mi fa rimanere dentro i contorni e più calco, più la sfumatura viene decisa, più sto leggera, più mi fa una cosa molto lieve. Mi appoggio proprio al contorno della mascherina, quindi in realtà sta facendo tutto lo stencil, io lo sto truccando. Più passo, più la sfumatura viene decisa. Sono pigmenti che tengono tantissimo, quindi non c'è bisogno di caricare il pennello. E quando la rimuovo mi ha già fatto tutta l'ombreggiatura. Poi vado a illuminare il becco sempre con un'altra polverina. Anche qui mi appoggio al bordo della mascherina e con poche pennellate riesco a dare l'effetto. Quando lo tolgo è tutto tridimensionale.